Buonasera amici telespettatori, bentrovati, il consueto appuntamento con fatti e misfatti nel mio sottopancia, eccolo qui. Rischio sismico in Calabria, parliamo appunto di terremoti storici che ci sono stati in Calabria. Quanto alto è il rischio, quello calabrese? È vero che ci potrebbe essere un terremoto imminente? Resta qui il punto di domanda, lo chiederemo tra poco ad un esperto importante, perché è dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma, quindi avremo una presenza a livello nazionale. Nella fattispecie parlo del dottor Gianluca Valensise, che è appunto sismologo. Ci illustrerà lui le mappe sismiche, le faglie, le varie faglie che ci sono in Calabria, la loro pericolosità. Parleremo anche della storia dei terremoti in Calabria che si sono verificati negli anni, di quelli distruttivi, di quelli meno distruttivi, di quelli un pochino sconosciuti, come ad esempio uno avvenuto ad Ischia che ha fatto 100 morti. Ne ho parlato anch'io qualche volta nel programma Radici di ciò. Vediamo se riusciamo ad avere subito il sismologo in diretta. Regia, datemi lumi su ciò, faremo una cronistoria appunto dei terremoti, parleremo anche dei piani antisismici, cioè come si sono attrezzati, se qualche comune della Calabria si è attrezzato, qualche domanda è d'obbligo farla a chi ovviamente di terremoti se ne intende, come appunto un sismologo. Ci siamo regia, ce l'abbiamo? Avevamo un appuntamento preciso con il dottor Valensise, vediamo se riusciamo ad averlo in diretta TV, al telefono. Però possiamo fare una cosa, regia, cominciamo a mandare il servizio per rinfrescarci anche la memoria su quanto è avvenuto a Messina nel 1908, così già avremo modo di poter cominciare a discutere poi con l'ospite, speriamo di averlo perché avevo contattato un paio d'ore fa, mi ha dato assicurazione che sarebbe stato in diretta con noi. Ecco. Tardo pomeriggio del 27 dicembre del 1908. Tre sacerdoti passeggiavano sul lungomare di Reggio Calabria. Ad un tratto il cielo assunse un improvviso straordinario aspetto apocalittico. Una visione suggestiva e paurosa insieme. Si chiamavano Don Rocco Vilardi, Don Pietro Cangemi e Don Donato Tripodi. Guardando il mare e la vicina costa siciliana, avvolti in quella luce indefinibile, uno di loro disse agli altri: questa giusta non è. A quell'ora Reggio Calabria e Messina si accingevano al normale riposo, adagiate sulle due rive dello stretto, belle di gente e di monumenti. Cosa giusta non è, si erano detti i previti reggini, e cosa giusta non fu. Alle ultime ore della notte, intorno alle 5:20 del 28 dicembre, Messina e Reggio si gonfiarono assieme al mare in tremenda nuvola che le sconvolse. In meno di un minuto fu tutto macerie e rovina, terremoto, maremoto. Messina avrebbe contato 65.000 morti, Reggio Calabria, con gli altri paesi della costa, 25.000. Una volta che ci stavano gli strati, una volta che ci stavano le case, si li mangiò la lupa dello mare, si li mangiò la lupa dello mare. A Roma la notizia giunse alle 17:15 del 29 dicembre con un telegramma trasmesso dalla torpediniera Spica da Marina di Nicotera. Presidente del Consiglio era Giovanni Giolitti. Tutta la Calabria in rovine, Messina è distrutta. La voce del terremoto fu la voce della intera stampa nazionale.
Il ministro della Marina dispose l'invio immediato delle corazzate Regina Elena, Regina Margherita e Vittorio Emanuele, sulla quale a Napoli si imbarcarono il re Vittorio Emanuele III e la Regina Elena. Fu una gara di solidarietà. Le navi di passaggio nello stretto o alla fonda nei porti vicini si erano subito dirette a Messina e Reggio. La nave americana Washington, le navi russe Makarov, Zarievich e Slovo, e poi le navi inglesi e quelle francesi, le tedesche, adibite a infermeria o per il trasporto dei superstiti. In meno di due giorni 42 navi da guerra e mercantili presidiavano le coste della sciagura. Questo è l'incrociatore russo Aurora, dal quale all'alba del 27 ottobre del 1917 fu esploso il famoso colpo di cannone che avviò la rivoluzione armata dei bolscevici a Pietroburgo. Ebbene, proprio all'Aurora, in transito nello stretto nel 1911, le popolazioni terremotate affidarono, con una toccante cerimonia, il ringraziamento di Reggio e di Messina per la Russia. Teatro Vittorio Emanuele di Messina, la città, fino a poche ore dal terremoto, aveva assistito alla rappresentazione di Aida. Riecheggiano le voci nel teatro ricostruito. La platea è vuota, ma è la vita che continua. Ma noi abbiamo voluto ricordarli questi 80 anni del terremoto con due mesi di studio organizzati in collaborazione con l'Università di Messina e che hanno voluto avere un significato preciso che non è quello della celebrazione o quello della commemorazione, ma vogliono essere un momento di studio, di riflessione alla ricerca della nostra identità, la ricostruzione del nostro passato per individuare così una linea da seguire nel futuro. La memoria storica della nostra città è andata distrutta sotto le macerie del terremoto e sotto le macerie del secondo conflitto mondiale soprattutto, ed è una memoria storica che abbiamo il dovere di tentare di ricostruire, perché senza di questa abbiamo grandi difficoltà in individuare un futuro per questa città. Al liceo Tommaso Campanella di Reggio Calabria insegnava il professor Giuseppe Mercalli, che proprio in quegli anni... Eccoci qua, ecco, siamo in diretta, abbiamo fatto tutto un pochino in maniera veloce anche per farci un'idea di quanto è accaduto nel 1908, memoria ricorrente viene definita qui in Calabria. Credo che abbiamo finalmente al telefono il dottor Valenzise, buonasera. Buonasera a voi. Buonasera. Allora, dicevo di memoria ricorrente a cavallo tra tre secoli, dal 700, 800 e poi 1900, terremoti distruttivi in Calabria. Quanto c'è da avere paura, dottore? Beh, dunque, la Calabria purtroppo tra la fine del 700 e l'inizio del 900 è stata travolta da questi terremoti immensi e la Calabria ha una pericolosità molto elevata. Ci sono ancora molte zone che potrebbero essere colpite da terremoti nel futuro. Una modesta nota di ottimismo che io potrei portare oggi è che questa sequenza di terremoti che ci sono stati fra il 783 e il 908 non è un qualcosa che si ripete ogni secolo, quindi ci vorrà del tempo prima che l'energia che quelle faglie hanno scatenato possa, diciamo, si ricostituisca così da generare terremoti più forti. Però allo stesso tempo sono molto preoccupato perché in Calabria è dal 47 che non ci sono terremoti significativi. Forse ecco, io accennavo terremoto... proprio a questo, no? Che l'ultimo terremoto forte che fece morti in Calabria avvenne nel 47, mi pare a Ischia, vero? Sì, Ischia è stato il paese più colpito, comunque noi lo chiamiamo Golfo Squillace perché ha preso un po' tutta la zona. Poi c'è stato un terremoto non molto forte, intorno a Maitu 5 nel 75, nello stretto di Messina, e basta, e quindi da una parte ovviamente siamo contenti che non ci siano stati terremoti, dall'altra
io sono personalmente convinto che ci sia molta impreparazione a questo punto, cioè i calabresi purtroppo hanno dimenticato i terremoti. È chiaro che voi fate trasmissioni di posto, noi abbiamo scritto libri, si può fare molto, ma in realtà poi nella memoria collettiva il terremoto secondo me è abbastanza sparito, e questo ovviamente non è una buona notizia, perché significa che poi nei comportamenti quotidiani non si comportano come dovrebbero, sapendo invece di essere una zona molto sismica. Ecco, si parla spesso di faglie, no? Le faglie sono costantemente in movimento, da quello che abbiamo potuto intuire e capire noi, no? Cosa sta accadendo nel centro Italia? Dunque, nel centro Italia sta accadendo quello che in una certa misura era stato anticipato, non uso la parola previsto ovviamente, però che quelle faglie esistessero si sapeva, che quella fosse la zona più pericolosa dell'Appennino centrale era noto. Se voi guardate la carta di pericolosità sismica nazionale, quella zona è viola tanto quanto è viola tutta la dorsale diciamo dei rilievi calabresi. Quindi non è una sorpresa che siano avvenuti quei terremoti, è una sorpresa quando sono avvenuti, quello semplicemente perché noi i terremoti non li prevediamo. È abbastanza insolita la modalità per cui ci sono stati dei terremoti più piccoli prima e poi è arrivato il più grosso dopo il 6-5 del 30 ottobre, però insomma, questi sono dettagli sismologici. In generale non c'è nulla di particolarmente strano. Lì è successo un po' quello che stavo dicendo prima per la Calabria, cioè che gli abitanti di Amatrice da molto tempo non subivano forti scuotimenti e quindi si sono fatti trovare impreparati, mentre i loro vicini di Norcia, che distano 30 chilometri, avendo avuto invece vari terremoti negli anni 70 e 90, erano più preparati. Quindi conta moltissimo quanto pronta è la popolazione, quanto pronti sono gli edifici quando poi arriva il terremoto, in un momento dove ovviamente non è eloquente il fatto che a Norcia non ci sono stati morti, no? Beh, quello è stato dovuto anche al fatto che dopo la scossa del 26 ottobre moltissimi hanno lasciato le case, io ho anche dei parenti lì ed si erano trasferiti a Roma, quindi la città era abbastanza svuotata, però c'è comunque questo elemento importante, cioè Norcia è una città costruita meglio delle altre città, semplicemente perché ha avuto più terremoti in passato, ha avuto vari passaggi di ristrutturazione di questi edifici, quindi gli edifici che oggi ci sono a Norcia sono quelli in grado di resistere ai terremoti più forti. Senta, le faccio una domanda da ignorante in materia, ci sono dei segni premonitori che fanno pensare a un imminente sisma o no? Ma guardi, sui premonitori si discute molto da forse da un secolo. Alcuni grandi terremoti sono stati preceduti da segnali peraltro difficili da interpretare, in altri casi non si è visto nulla, in alcuni casi si stava pronti per verificare se c'erano dei premonitori di cui si sapeva che si erano visti, diciamo in altri terremoti si era capito che questi potevano essere premonitori e non si è visto nulla, quindi siamo un po' all'anno zero. È chiaro che ci sono delle cose che succedono, ci sono diciamo dei segnali elettromagnetici, ci sono delle deformazioni, ci sono modificazioni nella velocità delle onde sismiche, modificazioni nelle falde acquifere, insomma ci sono tante cose che possono essere osservate, ci vuole un modello complessivo che ancora non abbiamo perché tutti questi segnali sono difficili da mettere insieme, ci vorrebbe un'osservazione sistematica che non è facile perché... E senta, secondo la teoria della liberazione del gas radon che potrebbe far presupporre ciò, teoria attribuita a Giuliani, credo. Delle teorie, forse quella non dico più efficace ma sicuramente più conosciuta, le rocce sottoposte a sforzo estremo pochi giorni o poche ore prima del terremoto libererebbero questo gas imprigionato in profondità, però non mi pare che stia funzionando come si vorrebbe. Adesso non fatemi parlare del caso Giuliani perché non vorrei farlo, però ecco non mi sembra che nel mondo ci sia nessuno in questo momento che sta puntando decisamente su questi metodi. Ascolti, si parla spesso e volentieri, tornando allo stretto di Messina, del Big One come per la faglia di Sant'Andrea. Quanto può essere veritiero ciò, anche perché
si parla anche di tempi maturi, perché se uno va a fare un po' di conticini, dai 90 ai 110 anni prima è la distanza che intercorre tra un forte sisma e l'altro in Calabria, o sbaglio? Sì, no, questa però è una leggenda metropolitana. Io su questo ho speso una carriera proprio su quella zona e su questo tema, quindi mi consenta di dirlo. È sbagliato ragionare in termini di quanti anni passano fra un terremoto e l'altro, perché quello che conta è ogni quanti anni si muove la stessa faglia. È chiaro che se noi abitiamo all'incrocio di tre faglie dovremo considerare il tempo di ricorrenza di tutte e tre quelle faglie e non di una sola. Però la prospettiva degli 80-90 anni è sbagliata, anche perché discende da quello che dicevo all'inizio, cioè dal fatto che fra il 700 e l'inizio del 900 c'è stata una forte accelerazione, per cui in due secoli è stato rilasciato quello che magari mediamente viene rilasciato in mille anni. Era la mia prossima domanda questa. Può essere che stiamo vivendo una sorta di quiescenza, mi passi il termine, perché è più indicato forse per un vulcano? No, è appropriato, diciamo, anche per il nostro problema. Io credo che le grandi faglie che hanno dato i grandi terremoti come il 908, il 1905, il 783 abbiano ancora della strada da fare prima di essere carichi. Io l'ho detto e l'ho scritto, il terremoto dello Stretto di Messina per me ricorre ogni mille anni in media, quindi ne sono passati solo 100 e quindi c'è molto tempo. Questo ha voglia di secoli ancora, dice lei. Molti secoli. Questo non toglie che ci possono essere altri terremoti su altre faglie, alcune quali le conosciamo e altre potrebbero essere sconosciute, quindi non bisogna dormire sugli allori, in particolare nel settore ionico, perché è quello che invece è stato più silenzioso negli ultimi secoli, e io da lì mi aspetto che ci possano essere terremoti stile quello del 1947 del Golfo di Squillace o del 78 di Ferruzzano, che è un terremoto poco noto, però anche lui c'è stato. Sì, anche lì ci sono stati dei morti, l'argomento che io ho trattato in un altro programma, mi pare 1907, o sbaglio? Lì ci sono stati un 1907 e un 1978, piuttosto simili, diciamo, nella Grecanica, ancora non sappiamo. Sì, mi riferisco a Ferruzzano, dove franò praticamente mezza costa. Ferruzzano è il nome, sì, è il nome che si dà a quel terremoto di solito, sì. Mentre l'area che lei definisce pericolosa sarebbe quella che intercorre tra la Grecia e la Calabria, da quello che ho capito io. No, io mi sto riferendo a faglie che sarebbero nello Ionio, quindi a che altezza, per capire? Ha una distanza variabile tra pochi chilometri e molte decine di chilometri. Ovviamente quelle a molte decine di chilometri sono meno preoccupanti, quelle invece come la sorgente del terremoto del 1947, che si trovava forse qualche chilometro, qualche decina, al massimo 20 chilometri dalla costa, sono preoccupanti, perché questi sono terremoti di cui noi non sappiamo niente, sappiamo solo che ce ne sono stati pochissimi negli ultimi secoli. Ovviamente non abbiamo molte conoscenze su quello che è successo prima, però se io dovessi fare una scommessa direi che quello è il settore più critico. Senta, una domanda più tecnica, visto che la scala Richter credo sia stata introdotta non da tantissimo tempo rispetto alla Mercalli, come si fa a stimare un terremoto, per esempio del 700, con la magnitudo che all'epoca non c'era? Ah beh, è abbastanza semplice, si fa una calibrazione utilizzando terremoti del 900 per i quali si ha sia l'intensità macrosismica sia la magnitudo. C'è una manciata, una quindicina, adesso stanno aumentando, i terremoti del 900 per i quali si hanno tutte e due le osservazioni, e quindi si derivano delle leggi empiriche che poi vengono utilizzate a ritroso per studiare la magnitudo dei terremoti più vecchi. Senta, l'ultima domanda prima di lasciarla al suo da fare. C'è correlazione con quello che c'è sui fondali del Tirreno, tipo i vulcani sommersi o anche quello che c'è nelle isole Eolie con i vari sismi che sono accaduti in Calabria? Dunque, per quanto riguarda i Marsili direi proprio di no, anche perché i Marsili e gli altri vulcani del Basso Tirreno ancora non sappiamo neppure se sono attivi precisamente, cosa stanno facendo, sono molto distanti, lo escluderei. Le Eolie invece sono più vicine alla Calabria e varie volte si sono osservate o si è pensato di osservare delle relazioni fra l'attività dei vulcani eoliani e i terremoti, per esempio nel caso del 1905 e del 1908 ci sono state ipotesi, niente di ma non eruzioni in contemporanea, giusto? Non eruzione e sisma
qualche cosa. Beh, il 1908 per esempio fu sentito a Lipari e a Salina molto forte, e quindi anche semplicemente lo scuotimento può aver in qualche modo alterato i sistemi idrotermali che ci sono in quelle isole, però non mi sembra una gran notizia. Cioè, di sicuro non c'è un innesco reciproco del terremoto sull'eruzione e viceversa. Allora, da quanto ho capito, ho intuito, da quanto lei ci ha detto, per quanto concerne la faglia di Reggio Calabria, quella per intenderci del 1908, noi possiamo dormire con sette cuscini, fra mille anni, ha detto più o meno, dovrebbe... No, però aspetti, perché io ho detto quella dimensione di terremoto che ha mosso tutta la faglia che c'era sotto Messina è una dimensione che si ripresenterà secondo me fra molti secoli. Tuttavia ho anche detto prima che nel 75 c'è stato un terremoto di magnitudo intorno a 5 che ha fatto danni sostanziali, ha fatto danni sia a Reggio che a Messina, in particolare ha fatto danni per esempio all'ospedale di Reggio, insomma ha danneggiato cose che non dovevano essere danneggiate. Quindi tutto questo per dire che se una comunità è particolarmente impreparata, anche un terremoto magnitudo 5 può diventare un problema. Quindi dormire sugli allori mai. Ecco, se fosse accaduto qui, quello di Amatrice avrebbe fatto strage. Temo di sì, anche se stiamo un ordine di grandezza più in basso rispetto al terremoto del 1908, non dimentichiamolo. Parliamo pure di chilometri di profondità più lievi, no? Perché mi pare 10 chilometri su Amatrice. Neanche quindi... tanto, il terremoto di Amatrice poteva essere forse fra i 6, 7, 8 chilometri, quello di Messina forse arrivato a 12, non è una grandissima quindi differenza. Sono tutti in superficie in sostanza, giusto? Sono tutti terremoti superficiali, giusto? Sono tutti superficiali nel nostro gergo, sì. La ringrazio, grazie per essere stato con noi. Prego, arrivederci. E allora, io vi vorrei far vedere un filmato storico che si riferisce al 1947, l'abbiamo intravisto prima, ve lo propongo nella sua totalità, e quanto è accaduto ad Ischia, quindi non tardissimo tempo, perché nel 1947 c'è stato un sisma abbastanza forte, non fortissimo ma forte, ma fece dei morti. Andiamo a vedere questo minutino che... abbiamo lasciato lì in regia, poi parleremo per un attimo di quanto sta facendo Palmi per, come piano di protezione civile in caso di sisma ed evacuazione. Ischia sullo Ionio, Catanzaro. Sinistrati, lugubre parola inventata dalla guerra. Speravamo che la pace smobilitasse questa parola, invece no. Gli uomini hanno cessato le ostilità. La natura le continua in questa nostra Italia desolata. Pregheremo Dio dalle macerie, dicono gli abitanti di Ischia. Vengono abbattuti in una nube di rovina, sfacelo sullo sfacelo, muri e cornicioni pericolanti. Il terremoto li aveva rispettati, i proprietari stessi devono demolirli. Ischia è il villaggio più colpito dalla serie di scosse che per 2 giorni in 12 ondate hanno imperversato sulla costiera ionica. La prima sirena d'allarme di questa incursione erompente dalla terra ha ululato in voce di boati. Il flagello più terribile è stato consumato dalla terza scossa. Bilancio per la sola Ischia: 4 morti, 100 feriti, 400 famiglie senza tetto, 1 miliardo di danni. Padre nostro che sei nei cieli, rendi la calma almeno a questa nostra inquieta terra. E così sì. Eccoci qua, siamo tornati un attimo in studio. Era quanto è accaduto ad Ischia, memoria storica. Del Suto Luce abbiamo preso le immagini. Io ho contattato ieri l'assessore Calabrò del comune di Palmi, responsabile peraltro della protezione civile di Palmi, l'assessore appunto alla protezione civile Filippo Calabrò. Avrei voluto intervistarlo, a dire il vero. Lui ha preferito mandarmi un'email con il piano predisposto della città di Palmi in caso di sisma, essendo anche lì un terreno altamente sismico, si parla appunto di faglia sotto Palmi. È una sorta di comunicato che non vi vorrei stancare a leggerlo, non lo farò infatti, lo pubblicheremo però sul nostro sito con tanto poi di schema in caso di bisogno, speriamo non accada mai ovviamente, ma faremo vedere quanto di buono sono riusciti a fare. Abbiamo terminato, grazie, buona serata.